più, avete ricevuto le rassicurazioni dalla ASL di Teramo? Ho avuto rassicurazioni sull'ospedale di Atri che tornerà ad essere quello che era prima e anche più di quello che era prima, proprio a fronte di questo impegno sia dal direttore generale della ASL di Teramo e dalla massima autorità sanitaria regionale nella persona dell'assessore Nicoletta Verì, la quale mi ha detto chiaramente che non dimenticherà il sacrificio di questa città. Avete provveduto fino a poche ore fa al trasferimento di tutti i degenti che c'erano qui all'ospedale San Liberatore per far sì che la struttura sia pronta ad accogliere invece le persone che devono essere curate per il Covid-19. Sì, chiaramente anche in questo l'amministrazione comunale è stata vicina, perché stiamo procedendo a trasportare i dializzati che sono stati spostati o nel presidio di Teramo o nel presidio di Giulianova. Lei parlava di tempi certi per quanto concerne la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano all'interno del San Liberatore, tempi certi che possono essere racchiusi in quanto? Io ho chiesto appunto di avere contezza immediata di questo. Mi risulta, per i colloqui che ho avuto con la direzione sanitaria, che ieri la situazione è stata abbastanza sotto controllo e che fino a stasera, per quanto riguarda il materiale, i bardamenti, ciò che è necessario, si può essere tranquilli. E ripeto, sto provvedendo pure io con la Protezione Civile affinché arrivino tutti i dispositivi necessari alla sicurezza. Quindi possiamo dire che nelle prossime ore ci dovrebbe essere, da questo punto di vista, una situazione normale. Speriamo, ci deve essere una situazione normale. Ecco.